Buongiorno ragazzi, nell'ultima lezione avevamo introdotto le caratteristiche principali dell'impero bizantino, ovvero dell'impero romano d'Oriente. Come già preannunciato, nella lezione di oggi e in quella successiva affronteremo invece il regno di Giustiniano, il principale tra gli imperatori romani d'Oriente. È quello che più di altri ha contribuito alla stabilità della parte orientale, appunto, dell'impero romano. Allora, come avevamo visto, mentre la parte occidentale crolla nel 476 e poi si divide in vari regni romano-barbarici, chiamati così perché fondati sulla commistione, no, all'interno della società di elementi romani e elementi barbari, l'impero romano d'Oriente invece continuò una sua vita, conservò innanzitutto la propria integrità territoriale, perché non ebbe perdite di terreni e poi continuò anche a vivere per 1000 anni mantenendo una sua solidità anche politica, che era dovuta a vari fattori, no? Che avevamo visto la volta scorsa. Probabilmente il più importante di questi fattori, che è quello che permise all'impero bizantino di sopravvivere per così tanto tempo, lo dobbiamo ricercare nella figura dell'imperatore, nel ruolo solido, nel forte potere che aveva l'imperatore a Bisanzio, a Costantinopoli. L'imperatore bizantino si presentò sempre, a prescindere da chi fosse, no? Ma proprio la carica dell'imperatore venne intesa sempre come quella dell'erede, dell'unico erede della grandezza di Roma. Quindi, l'imperatore bizantino fu sempre consapevole di avere sulle sue spalle un forte potere. Oltretutto, la sua figura, come vi ho detto la volta scorsa, era considerata sacra. La stessa corte di Costantinopoli veniva immaginata come una riproduzione su scala minore della corte celeste e il potere dell'imperatore veniva immaginato come derivante direttamente da Dio. Da qui la solidità del potere imperiale a Costantinopoli. Inoltre il commercio, Costantinopoli, ricordate, sorgeva sul Bosforo in una fortunata posizione strategica, il commercio consentì all'imperatore bizantino di mantenere un alto livello di denari, di guadagni e con questi finanziare una flotta potentissima che si serviva tra l'altro di ritrovati tecnologici all'avanguardia, pensate al fuoco greco, no? Di cui abbiamo parlato alla fine della lezione precedente. Ecco, una flotta potentissima e anche un forte esercito. Tutto questo era possibile appunto grazie anche, tra le altre cose, al commercio che era molto vivo nella parte orientale dell'impero, laddove peraltro le città non avevano mai perso il loro ruolo di centri dinamici, no? Mentre invece nella parte occidentale, come sappiamo, già durante gli anni dell'anarchia militare, quindi nel III secolo, le città si erano andate molto spopolando e avevano perso la loro carica economica e politica. Tuttavia, l'impero d'Oriente, anche se sicuramente era più forte occidentale, non era immune, non era esente da tensioni, da debolezze che si manifestarono soprattutto a partire dal V secolo. Innanzitutto, l'impero d'Oriente era scosso da lotte interne, come vedremo, soprattutto da tensioni religiose. Era anche attaccato da nemici esterni, oltre ai popoli germanici che premevano sulla frontiera ovest,
Dobbiamo anche ricordare i persiani che premevano ad est, in particolare la dinastia dei Sassanidi, che più volte aveva creato difficoltà all'impero romano, si ripropose con un nuovo sovrano di nome Cosroe I. Cosroe era il sovrano dei persiani, il re dei persiani in pratica, che tentò più volte di sottrarre dei territori all'imperatore bizantino. Inoltre, all'interno dell'impero serpeggiavano anche dei conflitti di tipo sociale, delle tensioni sociali, quindi tra il popolo, e conflitti religiosi, come vi ho detto prima. Veniamo adesso a vedere appunto i conflitti etnici, sociali e religiosi. Spieghiamo un po' meglio di che cosa si tratta. I conflitti sociali nascevano dal fatto che l'impero bizantino al suo interno raggruppava molti popoli. Quindi lo possiamo a buon diritto definire un impero multietnico. Infatti, gli abitanti, ad esempio, della Siria, dell'Armenia e dell'Egitto si consideravano diversi rispetto agli abitanti di Costantinopoli, pur facendo parte del medesimo impero. Oltretutto, e quindi queste popolazioni in Siria e in Egitto soprattutto, mantenevano forte la loro identità. La lingua ufficiale dell'impero d'Oriente era il latino, perché dichiaravano discendenti degli antichi romani e lo stesso imperatore che sedeva a Costantinopoli era l'imperatore dei romani, l'unico imperatore rimasto romano. Quindi la lingua ufficiale era il latino, però come vi ho detto la volta scorsa, la più parlata era il greco, che era la lingua della maggior parte della popolazione. Nelle regioni periferiche, però, non si parlava nemmeno il greco, ma altre lingue locali, ad esempio l'egiziano, l'armeno, il siriaco, l'aramaico. L'aramaico veniva parlato in Palestina ed era in pratica la lingua di Gesù Cristo, no? Una forma antica dell'ebraico. Quindi l'impero d'Oriente era un vero e proprio mosaico culturale e anche sociale. Le varie popolazioni che lo popolavano poi non sempre accettavano di buon grado il fatto di dipendere dall'imperatore romano. Molti di loro, molte di queste popolazioni, avevano una volontà di autonomia, si sarebbero volute liberare dal potere dell'imperatore. A queste rivendicazioni, a queste tensioni che potremmo definire sociali e politiche, si sovrapponevano poi anche tensioni religiose. Infatti, come vi ho detto prima, la religione era uno dei motivi per cui si creavano delle tensioni e erano tensioni soprattutto di tipo teologico, potremmo dire. Su questioni che erano dibattute da molto tempo, addirittura dal primo secolo d.C., quando il cristianesimo aveva iniziato a diffondersi nell'impero romano, e la maggior parte di queste discussioni teologiche nasceva riguardo al problema della natura di Cristo, quello stesso problema che aveva sollevato l'arianesimo, no? Ricordate Ario di Alessandria, che aveva affermato che in Cristo era presente una sola natura, quella umana, Cristo mediatore tra Dio e l'uomo, quindi un semplice profeta. Arianesimo condannato come eresia nel concilio di Nicea del 325 con Costantino. Ecco, l'eresia contraria, per così dire, all'arianesimo che si diffuse in questo periodo era invece il monofisismo. Monofisismo, la cui parola vuol dire una sola natura, e il monofisismo riconosceva a Cristo solo la natura divina, quindi era l'esatto contrario, se vogliamo, dell'arianesimo. Infine,
Un'altra eresia era quella di Nestorio, un altro sacerdote orientale. Nestorio riconosceva a Cristo le due nature, quella umana e quella divina, ma secondo lui alle due nature corrispondevano anche due persone. Quindi c'era il Cristo spirituale, figlio del Padre, e il Cristo uomo, il Cristo essere umano, nato da Maria e vissuto sulla terra. Quindi Nestorio, pur riconoscendo presenti nella figura del Cristo entrambe le nature, distingueva però due persone diverse, ognuna delle quali corrispondeva a Cristo. Quindi il quadro, come vedete, religioso era molto complesso, c'erano frequenti dispute religiose e spesso dietro queste divergenze di dottrina religiosa si nascondevano anche interessi economici e politici. Quindi il cristianesimo, che all'inizio era stato un fattore unificante all'interno dell'impero romano per la popolazione, in quanto sempre più cittadini si erano riconosciuti nel cristianesimo, ora diventò un fattore divisivo, una fonte di divisione per l'impero. Inoltre alle controversie religiose si univano anche le controversie sociali, quelle all'interno proprio della società, tra diverse classi sociali, perché la società era divisa, e convivevano all'interno della società bizantina sia persone molto ricche, quindi i ceti ricchissimi, no? Di aristocratici vicini all'imperatore, e questi fondavano la loro ricchezza soprattutto sul latifondismo, quindi sul possesso di grandi proprietà terriere. Assieme, d'accanto a questi ceti molto ricchi, convivevano poi anche, invece, tutta una serie di persone miserabili, una folla di persone che a stento avevano di che vivere. Quindi erano molto forti le disuguaglianze a livello sociale. Inoltre, su tutta la popolazione, dobbiamo sempre considerare, gravavano pesanti tasse che l'imperatore era costretto a imporre per le enormi spese che erano necessarie per mantenere la corte di Costantinopoli. Corte che, come vi ho detto, era molto lussuosa, anzi faceva proprio del lusso e della magnificenza, no? Un suo motivo di vanto, sicuramente. Era formata da moltissimi funzionari e tutti dovevano essere mantenuti, stipendiati dall'imperatore, che certamente non faceva ricorso al suo patrimonio personale. Aumentò molto la tassazione. Quindi ci sarebbe stato bisogno tra il V e il VI secolo di un potere che riuscisse a placare tutte queste tensioni politiche, sociali, religiose. L'impresa non riuscì ad un imperatore di nome Anastasio I. Anastasio I regnò tra il 491, quindi alla morte di Zenone, no? Che abbiamo ricordato la volta scorsa. Dopo Zenone sul trono di Costantinopoli siede Anastasio I, 491 fino al 518, quando muore. Di questo imperatore dobbiamo ricordare solo che durante il suo regno scoppiarono violente rivolte, spesso spalleggiate dagli aristocratici. E quindi Anastasio, pur avendo tentato di porre rimedio alle tensioni sociali e politiche che caratterizzavano l'impero, non vi riuscì. Dopo Anastasio, nel 518, salì al trono Giustino I, Giustino che era un soldato, un anziano soldato, in verità un anziano generale, che regnò per 9 anni, dal 518 al 527. Giustino, era stato messo sul trono dall'aristocrazia, proveniva dalla provincia dell'Illirico, quindi anche lui dai Balcani, e il nipote di Giustino I fu appunto Giustiniano. Ed è qui che veniamo all'argomento vero e proprio di queste due lezioni.
Giustiniano era un generale, in realtà, che aveva percorso una brillante carriera militare e già durante il regno di suo zio Giustino aveva incominciato a reggere di fatto le sorti dell'impero, perché come vi ho detto Giustino era anziano e già quando era imperatore aveva affidato molti compiti anche di governo, oltre che di comando militare, a Giustiniano. Giustiniano era nato nel 482, quindi aveva 36 anni quando suo zio Giustino prese il potere. E 9 anni dopo, quando muore Giustino, a 45 anni, Giustiniano diventa imperatore. Giustiniano fu senza dubbio il più importante tra gli imperatori romani d'Oriente. Con lui l'impero bizantino raggiunse l'apice del suo splendore e anche, diciamo, della sua estensione territoriale. Come vedremo, uno degli elementi importanti della politica di Giustiniano fu la politica estera, l'espansione. Allora, oggi vedremo dell'imperatore Giustiniano 3 elementi. Innanzitutto, ne vediamo la rivolta di Nika, quindi la prima rivolta che lui si trovò ad affrontare. Dopodiché parleremo della riforma del diritto e infine parleremo della politica estera. Questi sono i 3 argomenti relativi a Giustiniano di cui parliamo oggi. Partiamo pure dal primo. Allora, Giustiniano, come vi ho detto, sale al trono nel 527 ufficialmente, anche se già da tempo reggeva le sorti dell'impero per conto dello zio, e la prima cosa che lui aveva in mente di fare era quella di rafforzare i poteri dell'imperatore, sull'esempio di altri imperatori che l'avevano preceduto, no? Diocleziano, Costantino, sul trono d'Occidente però. Allora, lui, Giustiniano, pensò di rafforzare il potere, dell'imperatore, innanzitutto assicurandosi la fedeltà del Senato. Quindi modificò, diciamo, il meccanismo di elezione dei senatori in modo che al Senato venissero eletti nella maggioranza personaggi a lui favorevoli. Con l'appoggio determinante dei senatori, lui avrebbe avuto i poteri necessari per governare, in modo continuo, stabile. Poi Giustiniano potenziò anche gli strumenti di esenzione fiscale, quindi le tasse, aumentò le tasse, ma più che aumentarle molto si assicurò che tutti le pagassero con puntuali verifiche, con puntuali controlli, in modo da avere le entrate necessarie per i propri progetti di costruzione. Come vedremo, Giustiniano fu anche un forte costruttore, perché molti dei palazzi che ancora oggi noi possiamo vedere a Costantinopoli, no? Oggi Istanbul, vennero costruiti durante il regno di Giustiniano nel VI secolo. Con lui dobbiamo anche ricordare che Costantinopoli raggiunse la cifra enorme di 1 milione di abitanti, che per l'epoca era davvero una cifra stratosferica. Una figura importantissima da ricordare accanto a Giustiniano, di cui parleremo meglio la prossima volta, ma che fin d'ora voglio introdurre, fu quella della sua seconda moglie, Teodora. Teodora, che era molto più giovane del marito, era la seconda moglie di Giustiniano ed era una donna di estrazione molto popolare, molto umile. Infatti, Teodora non era nobile, era una donna del popolo. Addirittura faceva parte dei ceti più bassi del popolo, perché Teodora era la figlia del guardiano degli orsi del circo di Costantinopoli. Teodora, prima di salire al trono, era stata un'ex attrice, una ballerina. Giustiniano si era innamorato di questa ragazza e la volle sposare, facendola quindi diventare, imperatrice. E questo, creò dei forti contrasti a palazzo, perché chiaramente
l'aristocrazia e il senato vedevano molto male il fatto che un'ex attrice ballerina ora sedesse sul trono come imperatrice. Teodora, oltretutto, anche se muore abbastanza giovane, nel 548, riuscì a imporre la sua personalità molto forte, molto energica a corte. Per molto tempo fu addirittura lei a ispirare il marito nelle sue decisioni. Fu lei l'anima, possiamo dire, dell'impero nei primi anni di regno di Giustiniano e influì quindi pesantemente sulla sorte dell'impero. Teodora poi, come vi dirò la prossima volta, introdusse a palazzo anche, fece molto anche per la condizione delle donne, a Bisanzio, dei ceti popolari, che da lei vennero molto aiutati. Lei stessa proveniva da quel mondo, no? Come vi ho detto. Veniamo all'anno 532, anno in cui scoppiò appunto la celebre rivolta di Nicca. Nicca, è la parola greca che vuol dire vinci, all'imperativo. Spiegheremo tra poco perché viene chiamata con questo nome. Allora, il luogo in cui scoppiò la rivolta fu l'ippodromo di Costantinopoli. Quindi là dove si tenevano le corse per i cavalli. E lo abbiamo ricordato la volta scorsa come uno dei luoghi più significativi, senza dubbio, no, della città. L'ippodromo, oltre che centro di ritrovo sportivo, era anche luogo in cui si accendevano, diciamo, dei contrasti politici. Perché, come vi ho detto, la tifoseria dell'ippodromo si divideva in due gruppi, i verdi e gli azzurri, dal nome dei colori delle loro casacche, no? Allora, le due tifoserie erano divise sicuramente dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista sociale e politico. I verdi, infatti, erano costituiti soprattutto dai ceti popolari, mercantili, dagli abitanti delle periferie, dai poveri, quindi raccoglievano persone dagli strati più bassi del popolo. Al contrario, gli azzurri invece erano formati soprattutto da senatori, da aristocratici, da latifondisti e gli azzurri appoggiavano spesso la politica imperiale, mentre i verdi erano spesso oppositori al potere imperiale. Allora, fatto sta che nel 532, di fronte all'aumento della pressione fiscale, quindi di fronte all'aumento delle tasse, i due partiti dei Verdi e degli Azzurri, anche se erano nemici tra loro, decisero di unirsi contro l'imperatore. Quindi ci fu una rivolta in cui quasi tutta la popolazione di Costantinopoli, che si riconosceva nei due partiti, insorse, contro Giustiniano, che era al potere appena da 5 anni, protestando per l'eccessivo carico fiscale. La rivolta si chiama così Nica, no? Vinci, perché era il grido che si sentiva più spesso nell'ippodromo rivolto ai cavalli, no? Su cui si scommetteva. E quindi per ricordare che tutto era nato nell'ippodromo di Costantinopoli, la rivolta è nota con il nome di Rivolta del Nicca, scritto Nikka. Allora, vediamo come va a finire. La rivolta dall'ippodromo ben presto si estese nei primi mesi del 532 a tutta la città. Giustiniano si vide in seria difficoltà, tant'è vero che per molto tempo pensò addirittura di fuggire, di abbandonare il palazzo imperiale, di arrendersi e di scendere a patti con i rivoltosi. A convincerlo invece a resistere contro questa rivolta fu proprio Teodora. Teodora, che si mostrò inflessibile, impedì praticamente a Giustiniano di lasciare il palazzo e gli suggerì di adottare una linea molto dura, molto severa, reprimendo la rivolta nel sangue, senza nessuna pietà per i rivoltosi.
Giustiniano quindi diede ordine, diede mandato al suo generale più forte, di nome Belisario, ricordiamo fin d'ora questo nome, Belisario, che era il più fidato e il più capace sicuramente tra i generali di Giustiniano. Belisario domò nel sangue la rivolta del Nica nel 532. Morirono migliaia di persone, addirittura 30.000 furono i cittadini giustiziati secondo le fonti. Con la repressione di questa rivolta, Giustiniano riuscì a consolidare il proprio potere. La sua autorità ne uscì rafforzata, anche perché l'incendio che aveva avvolto la città durante la rivolta aveva distrutto molti edifici, anche molte chiese, no? Tra le più belle di Costantinopoli, e Giustiniano ricostruì queste chiese dopo aver domato la rivolta nel sangue. Una tra tutte da ricordare, la chiesa di Santa Sofia, no? Famosissima, che era stata costruita già ai tempi di Costantino, era stata poi distrutta dall'incendio durante la rivolta del Nica e venne poi ricostruita così come praticamente la vediamo oggi, dall'imperatore Giustiniano. Veniamo adesso al secondo argomento della lezione, le riforme giuridiche, quindi la riforma del diritto. È un passaggio molto importante questo perché è uno degli aspetti che ancora oggi sopravvivono del Giustiniano. Allora, lo scopo della riforma del diritto, quindi delle leggi, era quello di rafforzare l'autorità dell'imperatore, ribadendo ancora una volta il fatto che l'imperatore era la fonte della legge. Quindi era lui che decideva tutte le leggi. L'operazione della riforma molto seria, no? Molto corposa del diritto, come vedremo tra poco, ebbe due conseguenze importanti. Da un lato snellisce l'amministrazione dello Stato, no? La rende più snella, elimina molte leggi che erano inutili, sorpassate. Dall'altra uniformò la legge in tutte le province, quindi tutte le province dell'impero bizantino avevano la medesima legislazione, questo non era poco, in un territorio composto da popoli diversi tra loro. Allora, il nuovo codice che ne viene fuori, a cui è stato dato anche un nome, no? Il nuovo codice di leggi elaborato da Giustiniano, scritto in latino, si intitola Corpus Iuris Civilis, che tradotto significa corpo di diritto civile. Il Corpus Iuris Civilis è un'opera monumentale che ancora oggi sopravvive e che costituisce una delle eredità più durature del regno di Giustiniano. Ancora oggi è oggetto di studio in molte università europee, e le leggi di molti stati d'Europa trovano la loro fonte, la loro origine, nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano. Allora, nel 528 Giustiniano incarica una commissione di esperti di diritto di mettere ordine nell'enorme massa di leggi romane, alcune anche contraddittorie tra loro, ripetitive, che si erano accumulate fin dall'epoca di Adriano. Quindi prendono tutte le leggi romane fin dall'epoca di Adriano e le riordinano, ad esempio eliminando le leggi doppie, sanando le leggi che erano in contraddizione tra loro, abolendo le leggi che riguardavano magari dei reati caduti in disuso, e così via. Il Corpus Iuris Civilis, è composto da una prima parte, sono quattro parti in tutto. Allora, il Corpus Iuris Civilis si compone di un vero e proprio codice, che si chiama Codice di Giustiniano. Poi la seconda parte si chiama Digesto. Il Digesto è un insieme di 50 volumi,
di sentenze pronunciate dai principali giuristi latini. Quindi raccoglie varie sentenze pronunciate nei secoli, a conferma delle leggi del codice. La terza sezione si chiama Istituzioni ed è un manuale, praticamente un manuale scolastico, un manuale di diritto che venne utilizzato nelle scuole, per far conoscere agli studenti. La quarta parte che è successiva, quindi le prime tre, il codice, il digesto e le istituzioni, sono la versione originaria del Corpus Iuris Civilis. Mentre invece la quarta parte, che si chiama novelle, venne aggiunta dopo. Le novelle sono appunto una serie di risposte di questi giuristi a delle problematiche emerse dopo la scrittura del codice. Ecco perché sono successive. Un'altra differenza è che mentre le prime tre parti sono scritte in latino, la lingua del diritto, no? Anche dell'epoca, la quarta parte è scritta invece in greco, la lingua ufficiale dell'Impero d'Oriente. Concludiamo adesso la lezione di oggi su Giustiniano andando a parlare della politica estera. Allora, fin dal 476 l'Impero romano d'Oriente non aveva mai rinunciato, no? La corte bizantina, diciamo, al sogno di restaurare l'antica riprendersi anche i territori occidentali. Del resto, quando Odoacre aveva mandato le insegne imperiali a Zenone, ne era stato in cambio nominato come re d'Italia e governava il territorio per conto dell'imperatore. Quindi tutti i sovrani dei regni romano-barbarici erano in realtà dei delegati formalmente, no? Non erano dei sovrani in proprio. Erano dei delegati dell'imperatore d'Oriente che controllavano il territorio per suo conto. Quindi era come se l'imperatore d'Oriente governasse per interposta persona questi territori occidentali. Giustiniano però pensò di riconquistarli anche dal punto di vista territoriale. E quindi iniziò una serie di campagne militari soprattutto in tre zone, in Africa, in Italia e in Spagna. Iniziamo con l'Africa. Prima di partire, Giustiniano pensò di coprirsi le spalle, diciamo così, stipulando una pace con Cosroe, re dei Persiani. Quindi evitare che i persiani distogliessero risorse militari, stipulò con loro una pace che si fondava su una serie di tributi che i bizantini versavano ogni anno ai persiani, no, per tenerli buoni lì alla frontiera est. Organizzò poi una spedizione in Africa, siamo nell'anno 531. Allora, la spedizione in Africa comandata ancora da Belisario, che l'anno dopo avrebbe anche domato, no? La rivolta di Nicca. Questa spedizione in Africa rivolta contro i Vandali si concluse abbastanza agevolmente in pochi mesi, perché il regno dei Vandali venne sconfitto da Belisario, i Vandali che non avevano saputo creare in Africa solide basi per il proprio regno, anzi, come vi avevo detto, avevano addirittura eliminato la parte romana, quindi erano un regno abbastanza debole e vennero sconfitti facilmente da Belisario. Dopodiché, negli anni successivi, dal 536 in poi, i bizantini sbarcarono prima in Sicilia e la conquistarono facilmente, quasi senza combattere, e poi in Italia, conquistando Roma e Ravenna. Qui si scontrarono con i Goti, con gli Ostrogoti, imprigionarono il loro re Teodato, però purtroppo questa guerra si protrasse per quasi 20 anni. Si chiama guerra greco-gotica, l'avevamo già incontrata parlando degli Ostrogoti, e dura dal 553, dal 535 e finisce nel 553. Allora, di questo ricordate che
dura così tanto perché nel frattempo i persiani avevano rotto l'alleanza e avevano pensato di approfittare del momento di debolezza dell'impero d'Oriente impegnato appunto in questa campagna contro i Goti. Belisario quindi fu richiamato in Oriente e inviato a combattere contro Cosroe. In più, nel 541 Costantinopoli venne colpita da un'epidemia di peste che uccise circa 300.000 persone e quindi questo permise agli Ostrogoti nel frattempo di riorganizzarsi. Elessero un nuovo re di nome Totila, che era anche un abile stratega, e resistettero grazie a Totila al suo valore militare per ben 11 anni contro i bizantini. Solo nel 552 l'intervento di un nuovo generale, non più Belisario, ma Narsete, altro generale bizantino. Narsete arrivò in Italia, affrontò i Goti, sconfisse Totila, lo uccise nel 552 e l'anno dopo uccise anche il successore di Totila che si chiamava Teia. Teia fu l'ultimo re degli Ostrogoti. Da quel momento gli Ostrogoti vennero sconfitti, nel 553 si chiude la guerra greco-gotica, chiamata così perché appunto combattuta tra greci, cioè bizantini, no? E Goti. E nell'anno successivo, 554, Giustiniano scrisse la Pragmatica Sanzione. La Pragmatica Sanzione era un documento con cui l'Italia veniva trasformata in provincia dell'Impero bizantino, con capitale posta a Ravenna, e il comando politico dell'Italia era affidato a un magistrato che si chiamava Esarca. L'Esarca di Ravenna era il magistrato che aveva il compito di amministrare l'Italia, amministrarla a nome dell'imperatore di Bisanzio. Ecco, un'ultima cosa, è questo il periodo in cui Ravenna, proclamata capitale, si arricchì con splendidi monumenti mosaici, celebri quelli nelle chiese, no? Nella Basilica di San Vitale, ad esempio, di Santa Apollinare in Classe, Santa Apollinare Nuovo, sono i celebri mosaici che descrivono Giustiniano e la sua corte. E però, come vedremo la prossima volta, l'Italia pagò un prezzo pesantissimo, alla guerra greco-gotica perché le campagne erano state devastate, le città saccheggiate e la popolazione era molto diminuita. Quindi la presenza bizantina in Italia inizia su basi molto fragili. Infine, manca la parte spagnola. Nel 552, quindi un anno prima di conquistare l'Italia, di completare la conquista dell'Italia, la flotta bizantina approda in Spagna e anche qui, conquista un'ampia fascia di terreno. Quindi nel 554, poi alla fine, il progetto di Giustiniano arrivò al suo compimento, perché l'autorità dell'imperatore era stata ristabilita, diciamo, su una gran parte del bacino mediterraneo, che quindi tornava ad essere un lago romano, per così dire, come era stato al tempo appunto dell'impero. Grazie a queste sue vittoriose conquiste in Italia, in Spagna e in Nord Africa, il regno di Giustiniano coincide, come vi dicevo prima, con il periodo di massima espansione territoriale anche dell'Impero bizantino, che poi, dopo Giustiniano, purtroppo vedrà, perdere molti dei territori soggetti al suo potere. Con questo noi ci fermiamo e, vi do appuntamento alla lezione successiva per la seconda parte del regno di Giustiniano. Arrivederci.